Avendo avuto risposta alla domanda perché, passiamo ora alla domanda dove, ovvero dove sta il software, dove stanno i dati, dove sta il codice sorgente. Una domanda molto importante in Bitcoin. Perché? Perché abbiamo detto che gli esperimenti centralizzati, ovvero controllati da una sola entità, per riuscire a rispondere alla domanda, alla ricerca, per riuscire a soddisfare la ricerca di un denaro digitale equivalente all'oro come privacy e come rigidità della offerta monetaria, sono tutti quanti stati fermati dalla fragilità di un'entità centrale che poteva essere facilmente spenta, facilmente chiusa. Se vogliamo usare una metafora, la metafora migliore è quella di BitTorrent. Quando la musica digitale ha cominciato a diffondersi, c'era una società in particolare che rispondeva al bisogno delle persone di scambiare file musicali senza alcun tipo di censura e di controllo. Si chiamava Napster. Era una società che funzionava molto bene, aveva dei suoi server che facevano girare un programma informatico che serviva agli utenti per scambiarsi file musicali. Napster però è stata molto facile da fermare perché aveva una sola società che controllava il codice e controllava i server, controllava gli indici di scambio dei file, era molto facile da multare, da chiudere e quei server erano molto facili da spegnere. BitTorrent invece è un'evoluzione di questi sistemi di scambio, un'evoluzione cosiddetta completamente peer-to-peer. Che cosa vuol dire peer-to-peer, da pari a pari? Vuol dire che in questi nuovi sistemi, per esempio per lo scambio di file BitTorrent, non esiste più una sola società che controlla dei server che fanno girare un programma da una sola località e non esiste più nessun punto singolo che può essere spento o fermato fermando l'intero sistema. La differenza sostanzialmente è questa: se io spengo i server di Napster, Napster non funziona più e le persone non possono più usarlo per scambiare file musicali. Se io invece voglio spegnere BitTorrent, devo andare nelle case di ogni singolo utente che usi BitTorrent e devo andare a fermarli tutti individualmente, cosa che, come si è dimostrato, è spesso troppo costosa per essere messa in atto e quindi cosa che si traduce in una difficoltà per sistemi peer-to-peer decentralizzati di essere fermati. Insomma, quando noi parliamo di decentralizzazione, quello che intendiamo è l'assenza di un punto d'attacco centrale tramite cui l'intero sistema possa essere spento. Non abbiamo più un server, abbiamo tanti cosiddetti nodi che sono assolutamente uguali tra di loro, alcuni magari più potenti, alcuni meno potenti, alcuni più connessi, altri meno connessi, alcuni con più informazioni o con meno informazioni, ma la chiave è che nessuno di questi nodi è il singolo punto di spegnimento, il singolo punto di fragilità dell'intero sistema. Questa tecnologia si chiama decentralizzazione, peer-to-peer. In realtà non è una tecnologia nuova, non nasce con Bitcoin, non ha niente a che fare in sé con il termine blockchain. Molti oggi usano il termine blockchain per indicare la ridondanza di informazioni, la distribuzione di un database finanziario. In realtà questi tipi di attività sono legate all'origine stessa di Internet. Internet stesso, nelle sue origini, aveva una struttura ampiamente decentralizzata con dati replicati per esempio nei newsgroup e poi è un altro esempio tipico che precede Bitcoin di almeno 7 anni, quindi precede il concetto di blockchain, è l'esempio appunto dei file distribuiti su sistemi peer-to-peer da Kazaa fino a Donkey fino a Emule fino appunto a BitTorrent, che è diventato un po' lo standard e che in realtà Bitcoin va a citare, se ci pensiamo anche soltanto nel nome. Bitcoin è il tentativo di fare con i soldi, con il denaro, quello che BitTorrent ha fatto con gli scambi di contenuto digitale. Così come noi possiamo oggi scambiarci filmati o musica in maniera totalmente impossibile da fermare su una piattaforma come BitTorrent, l'idea originale di Bitcoin era poterci dare la stessa opportunità nel campo dello scambio di valore, poter scambiare valore senza che nessuno potesse fermare questo scambio. Quando rispondiamo alla domanda dove, quindi dove sta il programma informatico, dove stanno le macchine che fanno girare questo programma, in controllo di chi sono queste macchine, in realtà è importante anche verificare dove sta il codice sorgente. E qui introduciamo un altro concetto molto importante in Bitcoin, che è il concetto di open source, sorgente aperta, sorgente pubblica, se così si può dire. Quando noi scarichiamo per esempio Napster, il programma che ci viene fornito da una società centralizzata, noi possiamo fidarci o meno di questa società, per esempio perché le possiamo fare causa nel caso che succeda qualcosa di spiacevole, perché questa
questa società ha una reputazione da difendere, quindi ha degli incentivi reputazionali, legali, sociali a mantenere dei certi standard. Se scarichiamo un sistema informatico da Microsoft, noi ci aspettiamo che Microsoft abbia certi standard, anche se magari poi non risponde esattamente alle nostre aspettative. Nel caso però di un sistema distribuito, come per esempio BitTorrent, non esiste più e non deve esistere per design una singola società a cui possiamo fare causa. Non esiste un responsabile di quello che succede nel software, quindi non ci possiamo fidare di un nome come BitTorrent. Dobbiamo anche essere in grado, magari non lo facciamo, ma dobbiamo essere potenzialmente in grado di verificare effettivamente che cosa fa quel programma informatico. Quindi diventa importante che un sistema decentralizzato, come BitTorrent e come anche Bitcoin, sia anche open source, ovvero abbia la possibilità per tutti non solo di conservare individualmente, di trasmettersi individualmente il software in sé, il programma informatico in sé, o i dati contenuti nel software, quindi le canzoni se parliamo di BitTorrent o i registri finanziari se parliamo di Bitcoin. È importante anche che tutti siano in grado di conservare, scambiare e verificare autonomamente le regole del gioco, le istruzioni, la sorgente informatica di quel programma. Ogni programma, quando deve girare su una macchina, su un computer, viene compilato, ovvero a partire da una serie di istruzioni che possono essere lette da un programmatore umano, si crea una serie di istruzioni che la macchina invece può interpretare ed eseguire direttamente. Nel codice, nei programmi open source, lo sviluppo avviene condividendo con tutti pubblicamente la sorgente delle informazioni, la sorgente del programma, la sorgente del codice che poi verrà compilato. Questo significa che quando si parla di Bitcoin non dobbiamo fidarci di qualcuno, per esempio di una società Bitcoin che non esiste ovviamente, non dobbiamo fidarci di un nome, di un brand, di un simbolo, dobbiamo e possiamo teoricamente verificare che quel codice, quel software faccia esattamente ciò che dichiara di fare. Quindi quando diciamo che Bitcoin funziona in un certo modo in relazione al tasso di inflazione di questo oro digitale o in relazione alla tutela della nostra privacy, noi in realtà non diciamo cose di cui ci dobbiamo fidare, ma diciamo cose che possiamo individualmente verificare. Ci sono alcune teorie del complotto che dicono che Bitcoin in realtà fa questo, fa quello, il mining di Bitcoin in realtà una backdoor della NSA americana per fare alcuni calcoli complicati. Queste teorie sono facilmente smentibili guardando al codice, perché tutti in Bitcoin possono avere una copia del codice. Ovviamente questo crea molte differenze anche nel modo in cui si sviluppa. Chi lavora spesso nell'informatica aziendale, nell'informatica commerciale, ha difficoltà a capire come funziona lo sviluppo, l'innovazione su un sistema come Bitcoin, dove non esiste alcun corpo centrale di decisione. Esiste un team, ma questo team è sostanzialmente composto da persone che di anno in anno si danno il cambio, persone che arrivano dal nulla, persone che nessuno conosce. Alcune di loro addirittura non hanno un nome, un'identità legale dichiarata, hanno soltanto uno pseudonimo. Quindi si usano sistemi come per esempio Git, sistemi in cui ognuno può fare la propria contribuzione al codice e scambiarla con chiunque altro, e sono alla fine gli utenti in maggioranza a decidere quale software vogliono far girare e quale software non vogliono far girare. Quindi Bitcoin è un software effettivamente decentralizzato, non esiste una società singola che può essere chiusa, non esiste un server centrale che può essere spento, non esiste nemmeno un unico programma compilato che deve essere certificato da qualcuno. Ognuno può indipendentemente verificare, addirittura migliorare, riparare, evolvere il codice sorgente.